Il Museo Byron e del Risorgimento a Ravenna ha aperto per la prima volta le sue porte ai visitatori, in occasione del bicentenario della morte del poeta, avvenuta nel 1824 in Grecia e nella giornata di celebrazioni promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il museo sarà poi inaugurato il 26 ottobre 2024, altra ricorrenza storica, data dell'incontro a Teano tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele, accompagnato dal ministro Luigi Carlo Farini, momento fondante dell'imminente Unità d'Italia. Un museo interattivo, non è un museo statico, non si vedono solo dei reperti, dei libri, delle varie epoche, ma si vedranno anche tutta una serie di elementi di carattere molto avanzato tecnologico e quindi la conoscenza sarà molto anche stimolata dalle tecnologie che avvolgeranno i visitatori. I visitatori non vedranno un museo e lì si fermeranno, avranno tutta una serie di opzioni semplici per vedere cose assolutamente straordinarie. E poi dovrà essere un centro di carattere europeo e internazionale. Byron è con Shakespeare il principale autore classico della lingua anglo-americana, che è la lingua più diffusa nel mondo. E quindi questo diventa un punto di riferimento fondamentale anche per coloro che sono di lingua anglo-americana. E in più deve essere un luogo che abbia iniziative, e quindi la connessione con la Byron Society, ma anche le connessioni con la Fondazione Spadolini, nuova antologia, è un elemento di grande cultura. Il Risorgimento è aperto dalla fase di Byron, poi prosegue per decenni con grandi complessità, con Farini che è qui, con Garibaldi che avrà una sua ala e con tutto quello che ne è connesso, e quindi diventerà anche un luogo di grande civismo, di grande cultura costituzionale. Tutto sta insieme e quindi non un museo statico, un museo dinamico, non un museo cittadino, non solo un museo italiano, ma un museo europeo, è un museo internazionale. Far vedere ai cittadini che i lavori del restauro del palazzo sono praticamente ultimati. Siamo nella fase finale, che è quella allestitiva, e per la quale ci riserviamo qualche mese, mesi nei quali comunque continueremo a dare informazioni, perché organizzeremo un altro evento in cui faremo vedere la parte dedicata al Risorgimento, quindi faremo delle altre iniziative culturali, degli altri incontri legati non più a Byron, perché di Byron ne parliamo oggi, ma legati al Risorgimento, e organizzeremo anche all'interno di questi chiostri una mostra fotografica che sarà Byron moderno, che ci accompagnerà, che sarà aperta fino al 26 di ottobre.